Ciao ragazzi, ecco un nuovo video breve. Faccio sempre video brevi e essenziali. Allora, sto togliendo la ruota di scorta dalla roulotte per caricarla in macchina per alleggerire il peso sul gancio, avendo soltanto pochi chili sul punto di gancio. Preferisco tenerlo leggero il gavone per le bombole e per le cose ingombranti. Allora, vi faccio vedere. Ho smontato questa staffa, ho tolto i bulloni per avere più spazio e alleggerire il peso, come dicevo. Adesso ho preso già le misure di questo buco che rimane dove andava la ruota. Copro anche questi buchi. Ho fatto già la dima, ho tagliato un pezzo di legno compensato da 3-4 mm. L'ho ricoperto con la guaina liquida della Sikaflex fatta apposta per l'esterno, e così non si rovina con il tempo, e in modo se ci vanno anche gli schizzi dell'acqua o l'umidità eccetera, è protetto. Così ho tutta questa base di appoggio per caricare, insomma. Qui calcolate che la ruota di scorta arrivava fino a questa altezza, tutta questa parte non era utilizzabile. Ho sistemato anche il tubo che prima mi andava da queste parti, adesso ho messo due fascette così rimane fermo. Poi un altro lavoro che dovevo fare è mettere il rubinetto qui. Togliere questo tubo, mettere quello giallo con i raccordi giusti, perché fatto così non mi piace. E così posso utilizzare entrambe le bombole. Queste poi, anche queste, le andranno sostituite. Cercherò di mettere quelle in vetro resina per alleggerire ulteriormente. Piano piano, ragazzi. Ecco, abbiamo iniziato circa un anno a fare i lavori, interventi, eccetera. Piano piano sistemiamo tutte le cose. E niente, intanto per avere questo spazio, ecco, vi faccio vedere. Sto facendo in tempo reale il lavoro. Ecco, allora, questo è il bidone che sto utilizzando. Sikalastics 5220 Fiber, che ha la fibra. Se vedete, può essere dato a pennello, a rullo, è fatto, guarda, per i tetti, quindi capirete bene che è un prodotto studiato apposta per durare nel tempo. Questo è il pezzo di tavola che ho preparato. Ho già passato il prodotto sia sopra che sotto, poi andrà verniciato e incollato con il Sika 521. Si rimane bello fermo, fisso, e rimarrà per molto tempo. Ok, un saluto a tutti, ciao.